told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no
it's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. Vorrei sentire il bot di Rembare. Così è tutto bello. Gioco del silenzio. Io pesco. Va bene. Comunque hai rotto tutto il mood. Hai rotto tutto il mood mio. Hai rotto tutto il mood. Oh no, ho tolto la musica di nuovo. Che pizza. Ah, vabbè, niente, basta. Ma la pubblicità? Così? Va bene, ecco. Abbassiamo la musica? No. Io questa sera volevo fare tutta la sera, tutta la live così. Oggi non c'ho voglia, posso dire che non c'ho voglia. Questa sera non ho proprio voglia. Dimmi, Ele. Pessima scelta delle canzoni del pre-live. Che scherzone, eh? Che scherzone che ho fatto, che scherzone. Bello che non mi prendeva il rider, non ho capito perché.
Elena, è bloccato i ride sul tuo utente? Non ho capito. Come state? Come va là? Cosa mi dite? Cosa mi raccontate? Tutto organizzato? Tu sei una fetente se hai bloccato veramente i ride. Oggi caldo? Non lo so, non sono proprio uscito, non avevo voglia. Oggi è una giornata di cui non ho voglia, oggi non ho voluto fare niente tutta la giornata. Sapete cosa significa spegnere il cervello e fare questo? Ho fatto questo tutta la giornata, non volevo fare nulla. Vedevo pure il raid qui in chat e niente. Oggi qui si moriva dal caldo. No, ma probabilmente fa caldo. Il problema è che io oggi, non essendo uscito, ho fatto un po' di cosine qui in casa. Niente di trascendentale. Ma 27 gradi. Estate proprio. Vabbè che siamo a maggio, non è che fine maggio si avvicina. Oggi qui si moriva dal freddo. Eccola. Signori, è arrivata l'apocalisse. L'apocalisse. Dalle galline ha nevicato. Che cosa brutta. Che cosa brutta. Posso abbassare un po' la luce che mi dà fastidio? Vorrei abbassare la luce. Ecco, così. Va bene. Dalle papere no. Vabbè, dipende da dove sono. 20 minuti di distanza? Perché ti sei fatta dire dove abitano, Ele? Così li stalkerizzi? Sei passata al next level di stalker ossessiva convulsiva? Ci sta e fa parte del generare della situazione. Non sarebbe nulla di strano. Vuoi forse rapirne un paio? Stavo notando ora che mi è uscito un brufolo qua, maledizione. Sì, lei vuole una papera in casa che fa quack. Secondo me sarebbe terribile avere una papera in casa che ti fa quack quack. Quack quack. Quack. Oggi c'è stato un momento di ira in cui sapevo i nomi di tutte le anatre che si vedevano. Quaaah. Non è una cosa bella da dire, te lo voglio dire. Non è proprio una cosa da sapere, ecco. Poi se tu invece ne vai fiera, sarebbe troppo bello avere un'anatra. Pure i prezzi di un posto in Veneto che spedisce le uova. Ti fai la frittata? Ele? Vuoi fare la frittata? La frittata di anatra è un po' brutto, effettivamente. Concordo con tua mamma. Uova fecondate, ancora peggio da mangiare, non vanno bene. Non vanno proprio bene.
Allora, prendiamo in mano un po' la situazione. Marce. Ce ne sono alcune di bellissime. Sì, ma no. Non lo so, non mi convincerai mai, non mi convincerai mai. Non mi convincerai proprio mai, mai, mai. Ah, stasera è la serata degli aggiornamenti. Prima si è aggiornato il computer, adesso si vuole aggiornare Epic. Va bene. Se vuoi fare, fai pure, non ho problemi. Se vi volete aggiornare tutto il mondo, eh? Oggi in effetti con sto caldo mancava un po' l'aria, ma il caldo entrava da fuori. Tu lo inviti ad entrare e quello entra, scusami. Tu lo inviti, quello entra e... Io con tutti i casini non ho chiamato quelli del condizionatore, oramai è puppa. Vabbè, marcia, ma non è che è finito il tempo, eh. Cioè, lo puoi fare quando vuoi. Chiamali e almeno vengono a vedere se si può fare il lavoro. Se ti dicono no, non si può fare, cosa che non ci credo nemmeno, ma proprio mai che ti dicano non si può fare. Ti diranno si può fare a questo prezzo e tu valuti. Sto io dietro? No, no, Marcia, io sono disoccupato fino a lunedì, non voglio fare un cazzo, voglio fare il disoccupato fino a lunedì. Ma io non ho capito una cosa. Vai, Ele, vai. Tu lavori in un hotel o sei la proprietaria? Ma che hotel? Ma quale hotel? Ma quale hotel? Non è un hotel. Marcella c'ha un sotterraneo con una porta di legno rotta che è fitta, eh? Ha dei poveri sventurati che arrivano, eh? Si pensano che chissà che cos'è, invece è una bettola proprio. È una bettola. Anzi, li costringe anche a rimanere 2 giorni in più gratis, senza... No, anzi, con la colazione che però dice lei. Le gallette. Eh? Le gallette, con le gallette. Gli fa trovare 2 gallette, perché sono 2 a testa. Sono proprietario di un'affittacamera, ne gestisco un altro, ne ho a mano 2. Lo so che abbiamo 2 mani, Marcia. Uno è una merda e il mio è bello. In sto momento chi se ne sono proprietario di una gatta col culo sventrato. Povera Dada. Col culo fatto, eh? Precisiamo, precisiamo per la cronaca, eh? Per la cronaca. Per la cronaca. Io non c'entro niente con il gatto. Altrimenti qua si ipotizzano cose, eh? No, precisiamolo perché altrimenti dice: ah no, perché tu a te non piacciono i gatti, gli hai fatto quello, poverino. No, io non ho fatto nulla. Eh? Voi non, perché lo specifichi? Perché siete delle brutte persone, Elena. Siete. Eh? Oh, bruttissime persone. Nulo.
Già, Zet. Solo tu fai il cavallo? No, siete delle brutte... No, ma il cavallo non è una brutta persona, però. Io voglio trovare... Un attimo, voglio capire quanto mi rimane in Soundmind. Quanto rimane? Ah, questo è un full game. Minchia, lui l'ha finito in 6 ore. Cioè, vi pare normale che io in 6 ore ancora devo terminarlo? Lo sto odiando. Ah, lui sta qua. Questo per esempio non l'ho mai fatto. Allora, lui da dove sto io gli manca un'ora. Ma se lui dove sono arrivato ora ha fatto 5 ore e io ne ho fatte 13, eh? Marce, ma in che città affitti queste camere? Papua Nuova Guinea. Papua Nuova Guinea. Sei su Booking? No, è su Sbrooking. Ho sbagliato parentesi. Si è fatto il culo a babbuino per l'infezione alle ghiandole. Oh no. Ciao Anna, buonasera, non ti avevo visto. Scusami. Buonasera, cioè avete lo stesso colore tu e mio, quindi... Vi siete accavallate. Ciao, come stai? Come stai? Allora, facciamo una rapida cosa. Se lui in 5 ore e io ce ne ho messo 13:47, ok? L'ora restante, quanto sono triste, sono tristissimo, ragazzi. Sono proprio triste. Non è giusto che i giochi, gli altri li finiscono in 5 ore e io no. Da me Anna è color Z. Anna non c'ha un colore fisso. Sì, concordo. Su quest'altra chat è rossa come Z. Vero. Da mio è blu addirittura. Facciamo così. Ma domanda... Ah, ecco perché. Io invece nella mia chat sono il tuo stesso colore. Cavolo, Anna. Che bello. Non hai mai scelto un colore del nickname, deduco. Credo. Comunque Marcia Elena ti ha fatto delle domande, eh? Non essere cattiva. Rispondile almeno in privato, se non vuoi dire le cose pubblicamente. Non fare la cattivona. Se evito i miei motivi, puoi anche rispondere in privato, fetente. Non ho detto che devi dirlo in live. Se vuoi. Allora, io in tutte le live mi vedo color senape.
Sì, ma se non l'hai mai impostato, Anna, scusami, noi ti vediamo di un colore diverso e potresti cambiare di live in live. No, vabbè, ma io chiedo, mica è obbligato a rispondere. Invece sì, questa sera, si risponde alle domande. Affitto non a ore. Ma Marce? Così? E niente, peccato. Oh, gosh. Sono in crisi mistica? No, no, non essere in crisi mistica. Io stasera ho mangiato una schifezza. Adesso che colore mi vedete? Viola, viola Twitch. Viola Twitch su tutte le live. Ovviamente scherzavo, ma c'è chi me lo chiede. Non so. Marce, affittiatore? Mi servirebbe una cosa per un paio di ore. Oppure facciamo una rage room? Facciamo una rage room. Io però continuo a vedermi color senape. What? Ah, giusto, le stelle. 8 e 5. Devo andare agli altri, a quest'altro. Che non so come arrivarci. Vero. Vero. Spaccherei anche il tuo gioco? No, quello lascialo stare. Che lo vorrei finire almeno. O almeno ci vorrei provare. Vorrei provare a finirlo. Io ora ti vedo viola. Cambi tutte le volte che aggiorni, mi sa. Ah, probabile, vero. Vero. Ha ragione Ele. Se tu chiudi e riapri o comunque aggiorni Twitch. Ah, giusto che c'era pure il flare. Andiamo a indagare sul flare. Andiamo a indagare sul flare, va. Qua c'è la guerra. Ah, qua c'è il bunker però. È tornato. Perché non funziona? Funziona. C'è qualcosa che non va. Si è protetto. Si è protetto lo stronzo. Ah, hai
visto. Vabbè, io sto morendo nel mentre. Io sto morendo, quindi io direi di morire a questo punto, eh. E guarda se... ecco, sono morto. Bene. Allora. Concentrazione, eh? Concentration. Allora, ma posso andarmene da un altro lato? No, devo per forza. Un sasso mi ha fermato. Allora, mentre ci carichiamo un po' di vita, eh? No, c'ho solo due pillole. Creepy. C'ho solo due pillole. Ah, io da qua stavo venendo. Quindi... bene, Waynor, bravo. Iniziamo a perderci, eh? Iniziamo. Iniziamo a perderci. Allora. Mi ci vorrebbe comunque un qualcosa per pararmi. Allora, io mi vado a proteggere. Allora, vediamo un poco di rompere i cosi senza morire male. Ma c'ha pure... ma è protetto da qualcosa. Sbagliato. Aia. Ok, teoricamente adesso dovrebbe essere vulnerabile. E dico dovrebbe. C'è qualcosa che non va, però.
faccio l'ultimo flare. Aia. Ma la smetti di cambiarmi le armi? Ah, sta lateralmente. Aspetta, aspetta. Ok, fatto. Ah, era lui che mi doveva sfondare la rete. E quando ci avrei pensato. Allora. Il faro sta di là, quindi andiamo verso di là. Se poi arrivano mostri significa che è anche la chiesa Occhio del Benedetto. Penso che sia la strada giusta. Sulle macchine! Sono fortissimo! Vedo una cosa lì rossa. Che credo che sia... Forse uno dei radiofari che dovrei cercare. Sì, è uno dei radiofari. With a storm of bullets over my head, I took cover and called in air support. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. Maybe we got... With a storm of bullets over my head, I took cover. Che fastidio che non mi posso allontanare. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. We thought maybe we got sprayed with one of those damn herbicides, but it turned out to be something far more mind-blowing. Ok, quindi li hanno attaccati con questo. E sta arrivando pure il nostro amico. I can't carry that much ammo. Sta arrivando anche il nostro amico. Quindi lo devo riammazzare. Lo riammazzo. Busy. Easy peasy. E ho salvato finalmente. Dimmi che muore. Rimane morto? Non penso che rimane morto. Là c'è un cancello. Ah, di nuovo? Va bene. Dai. HP che non me lo fa prendere. Ok. Me la vado a prendere la vita prima. Pure l'antiaerea, ciò. Bella. Dai, mostro. Buonasera. Aspetta. Quanta vita mi hanno tolto. Mi
pistola. Wow! Bomba atomica. Not bad. Non male. Pure io lo penso non male. Anche se io vorrei un po' di armi, eh? Che dici, amico mio? Ce le prendiamo un po' di armi? Niente. Nulla. Che schifo. Vabbè, entriamo in chiesa. Padre, mi perdoni. Ho una pillola almeno. After a crash, hearing voices affected on the radio. È un angelo. Una luce. Un'altra luce. Due luci. E che ci faccio con queste luci? Non ho flare, perché io sono un pescione e le ho usate contro quel coso. Ma qua possibile che non ci siano flare? Padre Ted Krill è così pigro. Scommetto che quest'anno nasconderà i gettoni delle lezioni usando la stessa tecnica, li nasconde sempre nei posti più bui. Di al tuo fratellino che se quest'anno vincerà di nuovo la caccia al tesoro, mia sorella gli darà una bella lezione. L'ho sentita provare il suo discorso per la vittoria nella doccia. È una credente molto devota. Cosa succede? Perché si vocifera? Ah, qua sotto. Ah. Aiuto, qua mi mangiano. Sono cattivo. No, non correte. Perché correte? Ma cosa volete da me? Posso accendere la luce? No. Posso fare nulla. E che devo fare? Scusatemi. Chiave del B del portaio. La valvola. C'ho una valvola. Qua. Che paura che fanno questi due. Quasi c'è un'altra cosa. Ah, ma si stanno accendendo un po' alla volta, quindi devo solo aspettare. Posso uscirmene? No. Ovviamente mi fotto. Freddo. Ah, flare. Unnatural darkness here. Come cacchio si, così. I don't want to move forward. There's unnatural darkness here. Ma non ho fatto un cazzo. Something stops me from getting closer. Ok. Ma si è spento tutto? Ma perché io non vedo più niente? Che cosa è successo?
Oh, medaglione minotauro perduto nel suo stesso labirinto. Ah, bello. Questa è chiusa. Aia. Ah, vedi? Ma questa non si può accendere? Morto che si muove. Bene. Non era quello che volevo. Allora, quindi questa stanza qua l'abbiamo fatta. Che c'è il morto che non muore. Di qua abbiamo detto che non posso fare niente. Qua scendo giù. Anche qua c'è un morto che non muore. Non moreggia. Ok. C'è altro? C'è nient'altro. Ok, ed ora? Allora, loro al momento non mi fanno niente, però... Non riesco a capire. Allora, vediamo se ci sono altre cose. Ah, qua. Something should fit in here. It's no use. This doesn't work. Ma vanno in ordine? Sicuramente vanno in ordine. Ok. E come vanno in ordine? Oh, è la prima volta che lo specchio non mi dà nulla. È la prima volta. È la prima volta che lo specchio non mi dà nulla. Allora, qua dice di guardare. Ma io non c'ho nulla. È terribile come cosa.
Scommetto che quest'anno a scondere i gettoni e loro usano la stessa tecnica. Qualche altra cosa da leggere. Ci stava un'altra cosa da leggere oltre a questo. Stavo qua? No, non era qua. Dov'era? Non era qua. Scusami. Non era nemmeno qua. Che paura che fate comunque, lo posso dire. Allora, o almeno non ci sono più i signori, eh? Che ci daranno fastidio. Ora, la mia domanda ne è una. Questa va aperta. Che cazzo devo fare? Ah, si è accesa. Si è accesa. Come si è accesa quella? Perché ho fatto qualcosa. Qua giù non c'è niente. Vediamo se si è accesa. Pratomo. Sono fatto. Non si è accesa. Ah. Ok. Programma delle lezioni di questa settimana, padre Krill. Antica Grecia, miti e morale. Cosa possiamo imparare nella storia di Medusa, Icaro, Minotauro e Ciclopi? Quindi Medusa. Chi si segna queste cose? Medusa, Icaro. Dov'è? Medusa, Icaro, Minotauro. Something should fit in here. Medusa, Icaro, Minotauri e Ciclope. Busy. Ed ora? Ah, salgo. Sì. Dove vado? Allora, stiamo andando sulla torre, quindi ne dico che... Eccole le stelle, guarda quanto sono belle, milioni di milioni. La stella di Peppone vuol dire qualità. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, partiamo. 8. 2 9 3 0
7 4 5 6 1 quindi 1 2 3 4 5 ah è un 6 e quindi abbiamo il codice. Trova il codice del bunker 3D4. Oh no. Quindi non è. Ah, devo uscire di qua. Ok. Beh, insolito, ma va bene così. Insolito, ma va bene così. Allora, io le ingerirei due pilloline, sapete, sai com'è. Giusto per stare tranquillo, eh. Allora, 6, 8, 5. Ne manca uno, secondo me. Ok, quindi... piove, governo ladro, aia. Shortcut, perfetto. Però io quasi quasi un altro flare me lo prenderei, dato che non abbiamo più munizioni. Ok, andiamo. Scusami. Ok. Ah. Ok, quindi posso accendere lampioni. Figata assurda. Ah. Ma che figata. Questa sì che è un goti. No, goti no, però goti no. Però è figa come meccanica, eh? Figa come meccanica. Ah, sta là la... aspetta, fammi vedere se posso circumnavigarla. Ecco, sì, posso. Ok. Comodo. Da qua. Troppo lontano. Ok. Non so perché io debba stare in un cimitero, detto onestamente. Ah, me l'ha accese lui? Grazie. Però io mi devo fidare di lui.
Mi devo fidare? Io non mi fido di nessuno. Infatti io ricarico. Ah, mi ha acceso anche le lampadine qua. Salve. Mi ha dato il flare, infatti. Mi ha dato la batteria. L'inconscio collettivo. Oh no, di nuovo le acque maledette. Le acque maledette. In che senso? Ah. I feel I should get out of these waters. Io qua ci muoio malissimo. Perché? Perché sono nell'acqua. Sperando di beccarne altre di pilloline, eh? Detto fatto. Ma secondo me devo combattere con i flare comunque. Io vengo da là, vado di qua, faccio così. Amico mio. Ah, te ne stai andando? Peccato. Dai che puoi farcela oggi. Io non so quanto tempo ancora ne ho, mio. Io non so per quanto altro tempo ce ne avrò. Puttana! Vabbè, tu devi pure ricaricare. Ma che cazzo ricarichi? Dai, la pistola! Ma perché è così complicato cambiare arma qua? Ceppa di minchia di tua sorella. Dai. Ha tolto tutta la vita sto bastardo. E mo? Dove vado? Ha una sorella molto strana. Una sorella stronza.
Generatore? Oh no. Trovo i fusibili nella cripta. Ma voi siete scemi? Ma voi siete dei cretini? Ma perché mi devono allungare il brodo in un modo così? E soprattutto quello che ci ha messo un'ora a finire il gioco. Dove cazzo le ha trovate questi fusibili? Glieli buttavano addosso? 9 fusibili. Sì. Dai, Waynor, per favore. It's a fuse box. Non ce la posso mai fare. Che cosa hai detto? Ma io ti amo. Io ti amo. Te l'ho detto che ti amo. Già gliel'ho detto che la amo. Mi fido ciecamente della signorina. La sposo, la signorina Angelo. Mi fido. Come si sale sulla torre? Io sono un problema. Come? Come? Con l'ascensore? Così? Grazie. Su. Molto gentile, molto gentile. Yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? I'm sorry. Hello? Can you hear me? My name is Rosemary James. I need your help. Lucas, is everything all right? Rosemary James. Rosemary James, questo nome non mi è nuovo. Questo nome non mi è nuovo. Allora, ultimo numero, signore e signori, eh? Ultimo numero. Allora, facciamo 1, 2, 3, poi 4 e 5, 6, 7 e 8, 9 e 10. Partiamo. 3 7 4 6. Io questo lo vi ricordo che il primo l'ho fatto a memoria, eh? Mo adesso me ne sto segnando perché mi rompo il cazzo più che altro. 5 come 5 5 come 5 5 8 1. In realtà 1 dovrebbe essere un 7. Va bene, comunque. 0 1 2 3. Ed è questo il numero. Metti fine. Ora io riposo. No, dove vai? Quindi il numero finale è 1685. 1, 6, 8, 5, 1685.
1685. Non so perché questa data mi sembra di averla già letta altrove, ma non lo sapremo mai, nel mentre io mi trocco, perché sono un troccato, eh? C'è lui? C'è lui? Amico mio, da quanto tempo? C'ha di nuovo le parti coperte? Aia. No. Devo venire ovviamente da dove c'è lui, non avevo dubbi. Si è riattivato. Allora, adesso dovrei andare alla al bunker. Torre radio a destra, bunker a sinistra, quindi di qua. E infatti già si è mosso. Maledetto lui. Io non penso che sia dove dobbiamo essere. Mi sono allontanato, puttana. Quindi devo andare di là e poi a sinistra. Mina, parco giochi Milton Haven. Ma no, ma io di qua mi sto allontanando però. E vedi? Che uffa, però mi sarei persa così tanto che mi sarei addormentata nella foresta. Ma no, guarda, mio, una cosa impossibile trovare. Ma poi ci fosse scritto centro della foresta. Foresta est, centro della foresta. Il problema è che io devo andare per forza di qua. Centro della foresta sta di qua. Parco giochi sta di là, ma non mi serve il parco giochi. In più ho l'ansia di sto tizio che mi corre l'anima. Ciao amico mio. C'ho l'ansia di questo. Dai, che forse siamo nella zona buona. Oh, il bunker, assafa. 1685. Ma un lanciafiamme non me l'hanno dato. Allora, 1600 80 5. Oh.
Madonna mia, di nuovo. Ma fatevi una vita, per l'amor del cielo. Ah, ok. Un computer in attesa di input. Tutti i nostri dubbi sull'agente arcobaleno. Al suo stato attuale è un'arma estremamente volatile e pericolosa, basata sulla paura, ma se riusciamo a farlo funzionare e a renderlo stabile, potrebbe rivoluzionare la guerra come la conosciamo. Potremmo risparmiare moltissime vite. Ho bisogno di credere che l'agente arcobaleno finirà per essere una cosa totalmente positiva, nonostante i sacrifici. Devo crederci, soprattutto dopo che è successo con l'incidente della nave. Non posso fare a meno di pensare che i nostri esperimenti c'entrino qualcosa. Ok. Va bene, mi va benissimo. Un altro PC, madonna, io mi scoccio però di leggere tutta sta roba. Cioè, datemi un audiolibro, eh? Le persone su cui influisce l'agente arcobaleno vengono trasformate in una torre radiovivente che trasmette e riceve conoscenze ed esperienze da e verso l'inconscio collettivo. Le persone con cui ho parlato attraverso la rice trasmittente erano in grado di descrivermi nei minimi dettagli luoghi in cui non erano mai stati e persone che non avevano mai incontrato. È come se avessero internet dentro la testa e stanno costantemente caricando e scaricando informazioni. È abbastanza da far impazzire chiunque. Ah, ok. Questo già mi intriga un poco di più, però significa che mi sono perso la pagina 1. Palesemente mi sono perso la pagina 1. Ah, ma è dietro la porta, Mettapino. Almeno sto prendendo cose. Vita. Effettivamente io dovrei curarmi. Ok. Quando sto al di sopra del 100 sto sempre più tranquillo. Le recenti scoperte fatte dalla mia squadra sono a dir poco rivoluzionarie. L'agente arcobaleno è molto più di quello che credevamo che fosse. Il suo scopo originale è solo un effetto collaterale. Il suo vero potenziale risiede nella sua connessione con l'inconscio collettivo, una sorta di deposito metafisico di conoscenze ed esperienze, accumulato in generazioni di esistenze ed ereditato da ogni essere umano dalla nascita. Pensateci, come fanno i bambini a sapere già di trattenere il respiro sott'acqua? Perché così tante persone hanno una paura innata dei serpenti? Tutto questo è possibile grazie all'inconscio collettivo, fino al quale siamo tutti connessi tramite il nostro inconscio personale. Fino ad oggi questa connessione era unilaterale, ma l'agente arcobaleno cambia tutto. Perché Waynor non sa cucinare? Ditemelo, ditemelo. Perché è così, Allora, questa non l'apro ancora, perché non l'ho ancora fatto, però questo qua invece sì. Poi ci rifacciamo le stanze, perché io secondo me
Rosemary, non puoi dire sul serio. Questa è la tua ricerca più importante della nostra ricerca più importante? Ah, il nostro lavoro con l'agente arcobaleno potrebbe cambiare il corso della storia del genere umano e tu vuoi nasconderlo? Se vuoi sabotare la tua carriera, fa pure, ma non coinvolgerci in questa follia. Ah ah! È assolutamente vietato parlare di qualsiasi informazione relativa alle nostre recenti scoperte, finché non comprenderemo la vera portata dell'influenza dell'agente arcobaleno sulla mente umana e tutte le relative implicazioni. Rilasciare tali informazioni per una revisione formale sarebbe terribilmente irresponsabile. Ok, quindi Rosemary è la buona di tutto questo. E l'avevamo capito perché mi ha aiutato tantissimo, eh? Mi ha aiutato tantissimo. E le vogliamo bene. Non solo perché mi ha evitato di prendere 9 9, La mia richiesta di terminare questa ricerca è stata respinta. Qualcuno deve aver fatto trapelare i nostri risultati ai piani alti, perché improvvisamente sono tutti molto interessati a quello che stiamo facendo qui. Non posso lasciare che la Mayor manipoli la mente delle persone. Devo avvisare tutti gli abitanti di Milton. L'agente arcobaleno può insegnarti a cucinare? Sicuro proprio. Non posso lasciare che la Mayor manipoli la mente delle persone. Devo avvisare tutti gli abitanti di Milton Haven di cosa sta succedendo. Devo trovare qualcuno di cui potermi fidare. Io sono io quella persona di cui ti puoi fidare. Amica. Amica. Aiuto. Amica. Dove sei? Ma scusatemi, la pagina 1 invece. Perché sono coglione e non l'ho letto. Ecco perché. Sono un semplice coglione che parla ad un altro coglione. Ok. Dato che siamo stati confinati in questo bunker come misura di sicurezza, non c'è molto altro da fare se non continuare la nostra ricerca. Ho sentito le voci alla retrotrasmittente. Sono le voci di persone che sono state influenzate dal agente arcobaleno. Cosa succederà se rispondo? Ah, vedi, vedi, vedi. Ma l'ho letto il primo coso? Ma il primo computer non era quello? Il primo computer era questo? Ah, era questo, va bene. Vabbè, comunque, morale della favola, hanno scoperto tante cose, cose brutte, cose che non dovevano essere scoperte, eh? E io adesso sto per aprire il portone, dove ci sarà di nuovo Franco. Ciao Franco. Ah no, non c'è Franco. Ma io volevo Franco. E io che pensavo che Franco mi aspettasse. Sono rimasto malissimo. Eccolo qua. Qua, sta qua, esterno del radar. Eccolo là, Franco. Mi sei mancato, Franco. Franchino, quanto mi sei mancato. Aia. Ma quanti ce ne sono? Ah, così? Va bene. Aia. Che devo fare? Allora, qua ci sono delle turbine.
Possibile che devo farle abbattere? Dai, Franco, butta giù tutto. Bravo. Vai, Franco. Sto qua, Franco. Franco. Aia. Bravo, Franco. Franco, sto qua. Ah, ecco dove stanno. Io non le vedevo. Aspetta che nel mentre mi devo... Aia. Non, io non so se sto facendo bene. Aia. Io non lo so se sto facendo bene. Aia.
would want to use this. You leave me no choice. C'è qualcosa che non va. I know now what happened to you was real. Devo portare di qua. Ah, ho capito. Come lo faccio a far stare ferma? I know now what happened to you was real. Ah, quello si muove, sto stronzo. Vedi? Guarda, guarda che stronzo. E io come faccio? What happened to you was wrong? Allora, non è difficile da... I don't want to use this. You leave me no choice. I don't believe that. This isn't you. It's a misrepresentation. Che palle. Shadow. Dov'è? Dov'è? Là. What happened to you was real. You can let your past define you, or you can embrace it, learn from it. Dov'è? Là. What happened to you was wrong. Fatto. Ed ora? No, vabbè. Ah no, aspetta. It's okay. You're not alone. I believe you. E nulla.
Lucas knew there was more to this than meets the eye. I need to make contact with him. Ed ora devo tornare giù. Lesemente. Cos'è quella? Una stella verde? La stella verde! Sì! Hello? Lucas Cole, if you can hear me, this is Desmond Wales. Do you read? Holy hell! How are you doing this? Are you okay? I'm hanging in there, but I could use your help. Can you get to my office? I read you loud and clear, brother. Help is on the way. Ok. Yes. It's all starting to make sense now. Per te, cioè, per te inizia ad avere un senso. Io non ci vedo un senso in tutto questo. Ma poi altra cosa. Cioè, adesso posso tornare a casa, quindi. So that's me in a nutshell, the kooky government conspiracy man. So what's the verdict, Doc? Padded room or no? I have to admit, this is a lot to take in. Figured you'd say as much. I believe your conviction is genuine. I'd like to talk more about it during our next session. Wow, that's... thanks. Hey, you know, I conducted a little security check on your building today. It's pretty lax. Practically anyone could waltz in here and stash all sorts of ill-gotten goods. Drugs, weaponry, dinosaur bones. Doc? You all right, Doc? Not all there today, are you? Staring out the window a lot. Yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? I'm sorry. Lucas, is everything all right? Yeah. Sorry, I thought I heard something. You didn't hear that, a woman's voice? No. Interesting. Well, I was saying, I'm sorry for your loss. She was very pettable. Ah, quindi il gatto è morto. Oh no. I wasn't gonna say nothing, but what got her? Curiosity? Yes. That and yeah. Cosa l'ha uccisa? Non l'ho capito, non l'ho letto. Non l'ho letto. Ah, mannaggia a me che salto e non leggo. Allora, che il gatto non era realmente là o roba del genere, un pensierino ce l'avevo fatto, eh? Cioè, non era possibile. Ok. So, it's all connected, is it? Sadly, yes. Had I listened to Lucas sooner, maybe I wouldn't be in this mess. Well, you listened to him now, and he listened back. I know. I never thought something like that was possible. I hope I'm not hallucinating that Lucas is actually coming. Ancient Rainbow makes a lot of things possible. Ah. Come la tua presenza.
probably know who's calling. Ah, lui. In time, you crazy son of a gun. You did it. Now we can settle this mano a mano, don't you think? I'm leaving you something by the entrance to your building. All'entrata, ma era allagato. Un canotto mi hai dato, una barca. Be careful. That trench coat wearing government spook is up to something. Ah, perché è una spia del governo? Are you trying to win an award for best petter or something? Più o meno. Io però ho una cosa che devo fare. Sì, sì. È questo. Aumenta la velocità ogni tre pillole. E questo non me le posso prendere. Va bene. Ok. Aumenta la resistenza. Quindi forse ce n'era anche di qua, altrove. No. No, non c'è niente. Sopra i bomboloni. Ah, ci posso salire. Ma non c'è nulla. Ok. Allora. E quindi tutta sta fatica per niente poi alla fine. Che poi sta radio. A che mi serve? Ha detto che mi ha lasciato un ricordino all'entrata del palazzo. Quindi qua. Ah, io per non andarci impreparato. Vabbè, ma sono potentissimo. Sono diventato ultra mega potente. Era questo il ricordino che mi stavi lasciando, figlio di un bot, eh? Viola? Ah, quindi non troppo vicino. Ok. Mi sta bene. Quindi non troppo vicino e non troppo lontano. Come faccio? Vabbè.
Ce la posso fare. Ok. Una registrazione arcobaleno. Ah. Viola. Chissà se sono safe qua. Comunque sono diventato OP con sta radio. A tape? Ah. An invitation. This is what he's been waiting for. How this ends is up to you. In che senso? Next tape. Good luck. Ah. Vediamo chi sarà. Wow. Una porta nuova. Ma... Wow. Con le luci psichedeliche. Ma buonasera. Ciao Cypher. Facciamo così. Ciao Cypher. Buonasera. Buonasera Raph. Buonasera Comrade. Morsadella. Ma buonasera. Ma si capisce niente questa sera. Sì. The magic number. Three is a magic ma. Ma buonasera. Ma buonasera a te. Grazie Jess. 8 mesi e 3 mesi per Morsadella. Ma grazie per le sub, ragazzi. Raf, grazie per i bittini. Per i bittini. Ne manca una per la hype train. Let's go. In che senso? State calmini voi. Ma così? Grazie per l'SO mio. Cypher ludica gifti da tier 1 sub to Bibipino. Bibipino, Bibi, bentornato tra i biscotti. Ma sai, grazie, mi stai facendo, guarda, sto piangendo, mi stai facendo commuovere. Ma così? Grazie. Ciuff ciuff amici belli, salite sul treno ricco di gocce di cioccolato. Sì, sì, questo treno che fa tutto così, che si muove in modo sinuoso. Comunque com'è andata? Com'era poi il giochino, sai? Com'è? Avete imparato qualcosa di programmazione? Non grazie a Cypher, ma grazie al gioco. Che Cypher non sa programmare, quello si sa.
Ma Jess. ML a te, Jess. Sml. Grazie per i bittozzi. Winner è davvero tanto carino, però come ti permetti, mascalzone? No, ho detto una verità, che vuoi? Io sono antipatico perché dico le cose vere. Che mi chiami che mi squilla il telefono? Che mi chiami? Aspetta. Aspetta che arrivo dove devo arrivare. Guarda te. Non c'ho Discord aperto. Stai calmo, Cypher. E guarda. Che fa? Attacca? Che fa? Ma cosa fa? Attacca? Ma come si permette? Cioè, io le mando un treno ricco ricco di biscotti e lei mi dice che non so programmare i treni. E per questo deragliano tutti. Ma quello è un altro discorso. Bueno, quello è un altro discorso, infatti. Una cosa, è una delle rare occasioni in cui riesco a ridarti. Questo per ricordarti che sei una persona meravigliosa, sia su Twitch che fuori da Twitch. Questa è una cosa che... Addirittura... Ma sì, cazzo, sei una persona a cui voglio un modo di bene e te ne vorrò sempre. Ricordatelo questo punto. Cazzo lo dici a qualcun altro, eh? Cazzo. Oh no, mascalzone che non sei altro. Forma fallica con una protuberanza pressappoco maschile, testosterone incluso. Come? Tu, figlio di fiamme. Sì, sì, tu parente di biscotti. Mia mamma è mulino bianco. Papà invece come si chiama quella? Che vorrei. Tuo padre ha conosciuto tua madre. Fine. Esatto. Niente di più. Non diciamo altro, ti prego, no, per la volta del cielo. Così, va bene così. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qua. Ma tu sei una persona squisita. Con un Raff di... chiede: dovete incontrarvi un giorno. Ma succederà, è solo questione di tempo e malattie cosmiche permettendo, sì. Abbiamo già un luogo. Casa mia o casa tua, Wayne? No, l'alloggio ci dà il suo alloggio ad ore. Giustamente. Se no non si chiamava così, voglio dire. Gioco Jess si occupa dell'attrezzatura, invece. Sì, Jess invece è lei che ci organizza tutto. Esatto, Jess, mi raccomando... Esatto. È mio tiene la telecamera, dai. Così, andiamo. Jess, perfetto. Deve essere così. Come, aspetta, non sto guardando. Guarda, Wayne, che gesti fai. Ma scalzo. Allora, quella è la dimensione della torta, non capite male, chat, non capite È l'altezza della torta. È larghezza, della... Wayne, la larghezza. È un si trasforma in un raggio missile. Con i circuiti di mille minchie, guarda. Di mille valvole, esatto. Mille valvole, sì. Esatto. Vi trovo una camera economica in Lombardia. Grazie, Comrad. Tu sì che casa, sei. Perfetto. Squisita da mangiare, dice mio. Ma alloggio non ci vuole a casa, nel suo alloggio. Neanche a me alloggio. Mi vesto solo di LED. Vestito solo di LED. Illuminami. Illuminami come una delle tue amiche francesi. Ma Cypher, ho detto solo amiche francesi, l'ho censurata. Bueno. Insomma, Jess allora dice: venite nel mio hotel. Va bene. Vabbè, ma è diventato tuo attualmente, Jess? Hai messo la bandierina dove non dove dovevi? Ha fatto dominio. Si è fatto espansione. Sì. Presente PUBG, visto che lo giochi. Perfetto. Anziché andare scappare via dal punto e andare via dalle bombe, lei si è presa una casetta e ammazza tutti quelli che si avvicinano tranne noi. Noi abbiamo l'accesso. Perfetto, va benissimo. Grazie, Jess. Non dovevi però fare omicidi così efferati. A noi piacciono efferati, Wayne, se no...
No, ovvio. Passo per un saluto che vado a dormire. Ciao, Tuk, grazie per il salutino come al solito. Sì, e assieme a Tucano in realtà vado anche io, perché oggi, come hai notato anche dall'orario, sono crollato in anticipo, ma non avevo dubbi di poterti redare. Grazie ancora, sai, mi raccomando, ragazzoni, dategli tutto l'amore che avete a questo Cypher. Inondatelo di amore. E per amore sapete quello che dovete inondare. Devo andare a prendere i secchi? No? Dipende. Perché dipende. Comunque, grazie ancora di tutto. Grazie per il redone, grazie per le belle parole. Tu sei una persona squisita. Quando ti vedo ti stritolo. Oh yes, sono la tua preda da boa constrictor. Tipo, non faccio altri gesti che altrimenti sembra. Ho visto i gesti, mi hai fatto il cavatappi. Buona serata amici, buonanotte, tante care cose, vi si vuole bene. Mua. E niente, è fuggito. Grazie ancora a Cypher. Bibi, ti ho visto in mezzo alla chat. Omino Pigiamino, che cosa combini? L'Omino Pigiamino sarebbe lui. L'Omino Pigiamino ha regalato una sub. E tu sei diventato un biscotto. Finalmente. Ti posso mangiare ora. Affogatelo nell'amore. E niente. L'Omino Pigiamino se n'è andato. Sì, sì, no, io non sono in pigiama. Questa è la mia tenuta da sports. Io sono uno sportivo che non pratica sports. Niente raduno, ci fai lo sconto? Posso solo ai parenti. E niente, io sono tuo fratello, Jess. Da 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 da. Omino Pigiamino e sai, lo hai capito, vero? L'ho detto, mio. L'ho detto che se n'è andato l'Omino Pigiamino. Io sto vestito in tuta, quindi lui è l'Omino Pigiamino e gli ha regalato la insomma, l'ovvietà, Fratello di bevute. Sempre. Sempre, sempre, sempre. L'ovvietà proprio, mio. Oh, uffa. Ma che hai detto? L'hai pensato? No, l'ho detto prima, quando è arrivato. Siamo arrivati al capitolo conclusivo. Credo che adesso morirò malissimo e vediamo, speriamo di finirlo. Lo finisco, non stacco la live finché non finisco il gioco, l'ho detto. Me lo posso permettere, lo faccio. E comunque io l'ho detto che era lui l'Omino Pigiamino. Le stelle, le cose. Non c'ho nulla. Bene. Dove vado? La fine. Assafa. Però è bravo. Bello che si sposta pure la lampada sul tetto. Tre zeri, così poco, amico mio. Buonasera. Finalmente.
Sono pronto? Finalmente ci conosciamo. Finalmente ti vedo dal vivo. Quanto sei brutto, amico mio. Ma che è successo? Tutto a posto? Però sei vestito elegante, dai, posso dire? Posso suonare anche io una canzone? Eh? Dai, mi fai suonare? No. Sì? Posso suonare? It's showtime. Ah, it's showtime, andiamo. Però non farmi combattere. C'ho di nuovo l'inventario, maledizione. Arcobaleno. E che faccio mo? Non è quello che dovevo fare. Posso saltare, secondo voi? Whoa. Ok. Long have I waited for this moment. This spotlight, this stage. A stage made of mistakes. Non volevo morire. Non... Whoa. Non volevo morire. Long have I waited for this moment. This spotlight, this stage. A stage made of mistakes, misfortune and regret. There won't be an encore. Only sweet, eternal death. But before that, congratulations are in order. Vuole congratularsi con me. Way to go, Desmond. You made it. Ah. You failed all the way to the top. Come ha fallito? Your patients weren't bad people, but they were weak. Virginia could not overcome her watcher, nor could Alan his shade. Max lost heart to his bull, Lucas gone in a flash, and you will succumb to me. Io e te siamo la stessa persona, palese, lo sai, vero? So why have I been sneaking around, causing chaos? Troppo tardi, Bibi. What's my motive? Who do I work for? Well, I'm not some government agent. I'm your Agent Rainbow. I'm everything you don't want to be. Your fears, your guilt, your paranoia, giving form. And my plan to run you ragged, chip away in your psyche, to wear you down to this. Lo sapevo che eravamo la stessa persona. In realtà io e lui siamo... Lui è la parte psichica della mia. You stuck in your drug-addled mind, withering away as it shuts down. You're the captain of the SS Wales, and you're sinking. There is no escape. Soon you'll lose all control, and when that happens, I will have all of you. Io però c'ho il gatto. Il gatto mi salverà. Oh mio Dio. Not this time. Come? Chi? Ladies and gentlemen, boys and girls, I present to you Death of a Therapist, Act 1. Tapes of Terror, featuring... Get a move on! The woman who stressed herself out of existence! The Watcher! Aia.
Ma mi spara lui roba? Non ho capito. Get a move on. Ah, me le fa fluttuare, quindi. The man stuck staring over his shoulder. The Flash. I'm starring your humble protagonist. Diciamo. Time's a wasting. Minchia. So how about we skip to the ending where the villain gets exactly what he deserves? This is it. This is where your journey ends. What's so funny? I'm excited to finally kick your ass. I'm afraid that ship has sailed. Oh yeah? Watch me. Huh. It's true what they say. You are your own worst enemy. Look around you, breathe in. These are your final moments. Ci mette un po' di tempo prima di... Non ho capito se devo entrare di là. Dove devo andare? Da qua? Ah, di là. Vabbè, sono io che sono rincoglionito, scusatemi. Wait, what's that doing here? This doesn't work. Can't you distinguish your patience? Allora, osservatrice. Virginia made an effort to change her narrative. I'm taking her lead. Ah, devo andare nei singoli cosi. Ah. Ok. No! Che cazzo ho fatto? Dove sto? Ma guarda che belli! I miei amici pupazzi! E non l'ho fatto.
Ma dove sta la, la cosa? Di là. No! Sono morto. È complicatino, però non male. Io spero che la boss fight finisca. Ok. Talk all you want. You won't get to me anymore. You should know better than anyone that words can kill. I'm counting on it. Allora. Salto. Ok. I have to vanquish you, Desmond. It's the hero's duty. Don't touch that. Do you even know what you're doing? Ecco qua. Ammazzati tutti quanti. You are weak. You don't stand a chance. Those tapes mean nothing. You... Alan had the courage to face his fears. It's time I do the same. Ok. Dove devo andare? Di là. Almeno mi piglio i 10 HP. You killed your patient. What part of your mind is shutting down? Don't you get? If you think anything you're doing right now is going to make any difference, then you're a bigger fool than I thought. You know what I think? I think this isn't going the way you thought it would. And it's eating you up. This is only going down one day. With me being the final nail in your coffin. Ah, me lo doveva aprire lui? Oh no. Just because I'm a part of you doesn't mean you get to take it easy. Sono bloccato. I don't want to move forward. Davvero? I think you're feeling foolish right about now. You should be. No? Che cazzo devo fare, ma? Aia! Questo l'ho sentita proprio.
no, non di qua non posso andare. Ah, perfetto. Dovevo solo aspettare che me lo aprisse lui. Vabbè, tutto a posto. Ok. Ecce, ecce. Ecce, ecce. Ok. Che non fa mai male. This is an exercise in futility. Dove devo andare? Sul treno, palesemente. Io che sono rincoglionito. Ok. This is an exercise in futility. E uno, aia. Aia. Due. E tre. Dai, aprimi sta porta, amico mio. Who the hell do you think you are, huh? Some kind of superhero? Quanto pesa un cavallo? Tanto. Parecchio, Bibi, perché? Ma soprattutto, perché il cavallo bianco di Napoleone è sempre bianco? Dai, apri. Bravo. Even with a tough case like Max, progress was made. Change is possible. In che senso, Bibi? E qua. Ma esattamente quanti cavalli ha una Porsche Carrera? Due. Sono stronzi tutti e due, Bibi e mio, che sanno che io sto concentratissimo e non posso, eh? E loro mi fanno le domande. Their experiences, their trials and tribulations. Ah! Ci sono i mostri! Just like you. Learning from them made me smarter, stronger.
Dove devo andare? Laggiù? Credo. Ah, ok, ne devo fare 1, 2, 3, 4. Minchia, quante. Dai, che ce la puoi fare, Ok, quindi quelli verdi ce ne vogliono due. Una. Ah, bello. Oddio, cosa è successo? No, non cadere, porca miseria. Ce la posso fare. Desmond is your only way out. I will break free from you. Your patience tried and failed. What makes you so special? Their experiences, their trials and tribulations. They're a part of me now. Just like no, e dai. Make me smarter, stronger. Allora, calma. Calma. Ah, ma non sono morto. Sì, vabbè. Dove cazzo sono? Allora, concentrati, Concentrati. Ma per chi mi fai spawnare qua, che è una merda di posto proprio? Their experiences, their trials and tribulations. They're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Allora, è uno. Devo andare laggiù, mo. E due. Noi andiamo a letto? Noi chi? Is that the stench of fear I smell? Dai, accenditi. Ok. Aia. Who the hell do you think you are, huh? Some kind of superhero? Va bene, marce, buonanotte. Hope it's not expired. Salto. Che cazzo sta l'altro? Sta laggiù, quindi devo fare il giro di là. Perché io di qua non ci posso andare. Che poi là sopra ne vedo altri tre, maledizione. No, è stato troppo danno. Ma porca miseria. Desmond is your only way out. Allora. Cazzo, devo andare. Il primo sta là. Allora, io quasi quasi quell'altro me lo tengo per ultimo. Ok. Ammazziamo questo. Ok. E mi tengo lui. Te. Muori. È uno. You are weak. You don't stand a chance. È due. Ok, perfetto. Dov'è
l'altra ronda radio di là. Ok. Liberiamo. Aia. Aia. Ma guarda che sistema di merda per... Aia! Dove devo andare, mo? Ma è lui! Aia! Ma è lui che mi colpisce? Non ho capito! Allora, io devo... Ma questo è il suo cervello? Ah no, sei tu, amico mio? Ciao. Ah no, io devo ritornare da quello là. Aia. Io non riesco a capire dove sta però il terzo... La terza onda radio. Vabbè. La vedo laggiù. Vabbè, andiamo là. Ok. Sta là, quindi devo per forza fare così. Eccolo. Aia. Era lui che faceva così, stronzo. Ok. Sto andando anch'io. Andate ragazzi, non vi preoccupate. Io voglio finire sto gioco. Mi sono incaponito. Anche perché non posso, non voglio fare altre live di questo. Aia. Ma guarda che figlio di un bot che me ne piazza due. Dai, muore. Ecco, bravo. Non è vero. Sì, vabbè, pure il flare. Ok. Non è vero. Lucas taught me anything. It's that sometimes the voices in your head, they're wrong. Allora io mo mi curerei. Unbelievable. After everything. You underestimated me.
I don't blame you. It's in your nature to doubt me. I've been with you your entire life, Desmond. I know every fiber of your being. I'm not something you're capable of overcoming, even in your best moments. You were living in my shadow. I let you have a hold on me because I didn't want to confront this side of myself. Didn't want to believe it exists. Not anymore. I accept you. I accept my guilt, my fears, my insecurities. I accept them all. And I choose to keep going. Ma vaffanculo, sorda. In faccia ho preso il barile, in faccia, mentre stavo saltando. Com'è possibile? Pare quando fanno così sti giochi. You underestimated me. I don't blame you. It's in your nature to doubt me. I've been with you your entire life, Desmond. I know every fiber of your being. I'm not something you're capable of overcoming, even in your best moments. You were living in my shadow. I let you have a hold on me because I didn't want to confront this side of myself. Didn't want to believe it exists. Not anymore. Dai, I accept you. I accept my guilt, my fears, my insecurities. I accept them all. E mori! And I choose to keep going. You think that overriding me will do the trick? Stronzo. Ciao Bibi, buonanotte, buonanotte. In faccia l'ho preso, maledizione. Almeno quello. Uccidimi. You can't just record over me. I'm afraid our time is up. The next time you want to talk to me, make an appointment. Nye, 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 nye. Mi hai fatti stronzo. Figlio di bot. E ora come finisce? Vediamo. Devo ritornare. Ah, ok. Questa era la registrazione di Desmond. An unexpected turn of events. It seems that I'm coming out the other side. Why and how this is all happening is becoming clear. And as strange as this is, I am equally as fascinated as I am mad. Life for me will never be the same. I'm grateful to survive, but at what cost? I am yet to know. While I can see the fog clearing, I can also feel my skull. My brain is pulsing. Something is different. Myer and the government thinks they have cool, man. Autonomous control over us, that they can shove us around and we'll take it. They fail to realize that by pushing a bird out of its nest, you teach it to fly. Però non abbiamo incontrato Rosemary, maledizione. L'avrei voluto incontrare. Myer's gonna pay for what they've done. To Virginia, to Alan, to Max, Lucas. Rosemary to Milton. Ah, è morta pure Rosemary, eh? Quindi siamo gli unici. I am just. I am alive and I am in sound mind. In sound mind. In sound mind, quindi significa nelle mie piene facoltà mentali. Che figata. Bello, non lo sapevo, non avevo ancora tradotto il
Oh, che laggoni. Ok. Ciao. Hey. Hey. I'm really proud of you, Desmond. But, Ma? What? well, we're still here, aren't we? Effettivamente. I hope I'm not stuck in here forever. Time will tell. Patience and grace. Here, I think you can handle what's in your locked room now. Nel mio If you appartamento. have any unfinished business, take care of it and meet me on the roof when you're ready. Se hai delle idee in sospeso, aspetta, fammelo rileggere. C'ho la live a destra. Se hai delle cose in sospeso, questo è il momento. Vediamoci sul tetto quando sei pronto. Ah, quindi è finito il gioco. Mi sta facendo. Aspetta, no, ma il mio appartamento sta di qua. Mi sta dicendo. Puoi continuare a raccogliere eventualmente consumabili o altro. Ma a me non me ne può fregare di meno dei consumabili, eh? E vediamo cosa c'è nella stanza chiusa. Fits perfectly. Una lettera. Cosa mi passa per la testa? Cosa no? Non mi sento bene. Morte. C'è uno strano odore nel palazzo. Mi manca il peso del mondo. Ciao Miu, buonanotte. Buonanotte a te. Buonanotte. Carissima Tonia, il mio cuore piange, il vuoto che hai lasciato è inaspettato, le parole non possono descrivere quanto io sia dispiaciuto per le mie azioni, la mia ignoranza nella relazione della relazione tossica tra il gatto e il giglio mi ha fatto diventare un uomo più intelligente che si sente uno stupido. Ciao Zet, sono seduto nel mio ufficio, cullato dai ricordi di te, che fai cadere cose dalla mia scrivania e mi guardi in cerca di approvazione. Il ricordo di quando ti acciambellavi accanto a me, ascoltando curiosamente i problemi degli altri, aiutandoli ad accettarli e permettendo che ti accarezzassero, non svanirà mai dalla mia memoria. Grazie, amica mia, per gli innumerevoli giorni di pace giocosa, per l'amore reciproco e per l'avermi scelto, Desmond. Oh, ma che carino. Nome del paziente me stesso. Oddio, paradossalmente paranoico. Tonia Patatonia. L'aveva chiamato Patatonia, ma mi pare. Niente. Sì, vabbè, ma non mi metto a leggere tutta sta roba. Ok. Un disco. Vinile Desmond, un vinile bianco. Desmond, per favore, non odiarmi. So che hai detto che non l'avresti fatto, ma ti conosco. Grazie per questi 4 anni. Il tempo che abbiamo passato insieme significa il mondo per me. E so che vale la stessa cosa per te nonostante tutto. Enorme ma in arrivo. Enorme ma in arrivo. Ma non ce la faccio più. Voglio essere felice, Desmond, felice. So che quello che fai viene dal cuore, ma la tua iperprotezione nei miei confronti e la tua crescente paranoia su chissà cosa al momento mi stanno facendo impazzire e dubitare. Sei una persona davvero speciale, incredibilmente intelligente e amorevole, ma a volte non riesci a vedere oltre le tue emozioni e i tuoi problemi, la maggior parte delle volte. Come puoi esserci per me quando fai fatica ad uscire dalla tua testa? A volte mi chiedo come sei finito a fare un lavoro in cui deve esserci per gli altri. Ti voglio bene, Desmond. Mi dispiace, prenditi cura di Tonia. Magdalena. Quindi ci ha lasciato pure la nostra compagna. Ah, ha messo il coso perché è morta. Ok, va bene. Va bene.
Sì, cioè, nel senso, ha senso tutto questo. Per una volta ha senso. Ci vediamo sul tetto, quindi. Andiamo sul tetto. Mamma mia, quanto lagga. Ah, si sedevano qua. I wish this ending could have been a happier one. No, non è triste. But life doesn't work that way. Ah. Getting rid of me will be the challenge of a lifetime. You may have won the battle, but you've only saved yourself. Agent Rainbow is still out there, and you are powerless to stop them what's coming. Ma. Don't listen to him. He's afraid because he knows exactly what you're capable of. What am I capable of? Time will tell. Patience and grace. So, this is goodbye? Io direi un arrivederci. I wouldn't lose any sleep on it. I'm sorry. It was my fault. I should have known. You did your best. You loved me, and that's all I ever cared about. Besides, I live on. In your head, so that's something. Thank you, Tanya. For everything. You're a real cool cat. Yeah. I know. Finito. Bello, quindi si sono aperti un sequel. Si sono palesemente aperti un sequel. Noi non siamo usciti dal mondo, palesemente. Non siamo usciti da quello che è successo. Io credo che ci sia comunque una connessione con Alan Wake. Però bello. Io credo che ci sia una connessione con Alan Wake, il buio, le tenebre. Lui combatteva il buio, lui invece sta combattendo per un'altra cosa. Non male, non male. Vediamo un po' se c'è qualche cutscene finale, ma non penso. Sì. Desmond. Desmond, can you hear me? Are you in there? Damn it. Desmond, you're breathing. Yes. I heard you, man. I heard you in the back of my mind. My goodness, what did you do to this place? Judging by the package on the table, I guess they got to you before I did. Bastards. You'll be all right, my friend. Rest. And when you feel better, we'll take the fight to them. Ok, quindi lui è arrivato nella stanza. I nostri rinforzi. Vabbè, ci sarà palesemente il 2. Palesemente proprio. Mi fa piacere. L'unica cosa che mi sono un po' meravigliato, oddio, non mi ricordo se questo l'hanno regalato nell'Epic Store. Perché regalandolo, a meno che non hai preso tanti soldi da Epic, ok? È un po' strano. Vabbè, comunque spero che vedrò il secondo capitolo, lo giocherò sicuramente. E mi fa veramente, ma veramente piacere questa cosa. Altro gioco terminato. Che non si dica che io non termino le serie. Che non termino le serie. Allora, che ora è? Mezzanotte e 29. Abbiamo sforato
Non tanto, mi aspettavo di peggio. Pensavo di dover sforare di più. Andiamo a vedere un momento chi ci sta live, chi è rimasto più che altro. Chi è rimasto? Vabbè, andiamo a fare un raidino, ma proprio piccolo piccolo. Andiamo da Bernix. Rimaniamo in casa, cioè in casa Cypher, che lui è venuto da me e io li ributto. Da Bernix. Ragazzi, allora, io vi ringrazio per la compagnia, per sub, bit, bittini. Noi ci vediamo. Non ci vediamo domani sera, non ci vediamo che è venerdì. Ci vediamo sabato sera con Mew e continuiamo la saga Resident Evil. Io vi ringrazio a tutti quanti della compagnia. Buonanotte e un abbraccio. Ciao!